Acri è un paese calabrese che conta più di 20.000 abitanti, incastonato tra le montagne della Sila e collegato al resto della regione da una strada dissestata. Fin qui tutto normale, siamo in Calabria, la viabilità è disastrosa, i servizi pubblici in via di soppressione. Il sistema economico è fragile, ma soprattutto governato dalle clientele, e i soldi pubblici svaniscono nel nulla, mentre aumentano i debiti astronomici. Come nella sanità. Per coprire il debito enorme della sanità calabrese, che oggi supera il miliardo di euro, i politici calabresi di destra e sinistra negli anni hanno fatto un piano di rientro della sanità. E questo piano di rientro prevede la chiusura di molte strutture ospedaliere e un pesante ridimensionamento degli ospedali montani, che si trovano in quei paesi isolati dal resto della regione. C'è davvero una cosa, intanto. Cominciamo a dire che non può esserci un piano di riordino, di chiusura di strutture ospedaliere senza un rafforzamento delle attività territoriali sanitarie. L'ospedale di Cosenza, il presidio hub dell'Annunziata, sta scoppiando fisicamente perché non riesce a far fronte a tutte le richieste e di urgenza e programmate dei pazienti della provincia di Cosenza. Questo perché? Perché sono stati ridimensionati ospedali come quello di San Marco chiuso, quello di Acre ridimensionato, quello di San Giovanni in Fiore e così via. È normale che il paziente o la paziente che arriva in un presidio ospedaliero di montagna cerca delle certezze da un punto di vista diagnostico, una valutazione va fatta per questi pazienti. Se non c'è il personale e in questo caso non ci sono le consulenze chirurgiche o ginecologiche per queste pazienti, si dovranno rivolgere nottetempo all'ospedale di riferimento, che in questo momento è quello di Cosenza. La pericolosità dove sta? In un territorio come Acri e San Giovanni in Fiore, che nei periodi invernali è molto difficile, per usare un eufemismo, raggiungere l'ospedale. Paesi segregati dal clima e dalla posizione geografica, ma ricchi di fervore intellettuale e di gente che non vuole andare altrove. Ma vediamo come incide realmente nella vita di chi abita questi luoghi il piano di rientro della sanità calabrese. In questi giorni mio padre ha avuto bisogno di cure ospedaliere, e quindi siamo da lunedì che mio padre ogni mattina si reca all'ospedale, al pronto soccorso, per ricevere delle cure. Però ieri sera è successo una cosa abbastanza grave, è successo che mio padre ha avuto un blocco renale. E questo blocco renale ci ha messo tutti in allerta e quindi siamo andati al pronto soccorso di Acri. Al pronto soccorso di Acri non c'era posto in tutta la struttura ospedaliera e quindi abbiamo telefonato negli ospedali di Crotone, Cosenza, Catanzaro, però le risposte erano sempre negative, non c'era la possibilità di avere un posto letto. E mio padre è rimasto nel pronto soccorso, ha passato tutta la nottata, tutta la mattinata e il pomeriggio fino ad oggi alle 4. È stato in un certo senso ricoverato nel pronto soccorso. Con la chiusura di vari ospedali previsto dal piano di rientro sanitario, molte strutture sono state chiuse in Calabria, e questo per evitare gli sprechi. Però che cosa è successo? Che si sono chiuse delle strutture e non si sono garantiti quindi dei servizi, come ci sta testimoniando Stefano, per cui a livello regionale in questo momento in Calabria c'è una vera e propria congestione, le strutture sono stracolme e le persone che hanno bisogno urgente di un ricovero si ritrovano a dormire su un lettino del pronto soccorso. Stefano, tu se potessi dire qualcosa a chi ha la possibilità reale e concreta di agire, qual è il tuo appello dopo questa esperienza molto forte che hai vissuto? Il mio appello è che uno basta che la mattina si reca davanti al pronto soccorso e vede la sofferenza delle persone. Le persone vanno all'ospedale in cerca di aiuto, però questo aiuto loro non lo ricevono perché non c'è la possibilità di un ricovero e quindi le persone si sentono abbandonate. La popolazione si organizza quindi per protestare contro la soppressione di un diritto fondamentale, quello all'assistenza sanitaria.
Difendiamo l'ospedale. Manifesta anche tu. Mercoledì 30 novembre, ore 10. Gazebo comunale. Peppe Voltarelli, autore e musicista calabrese, raggiunto a Bari da Marcello Perri, uno dei membri del comitato, ha abbracciato la causa dell'ospedale acrese. Allora, abbiamo qui in collegamento con noi il nostro inviato a Bari, Marcello Perri, che sta cercando di contattare Peppe Voltarelli per invitarlo a venire a manifestare con noi giorno 30 in prima fila contro il ridimensionamento dell'ospedale di Acri. Marcello, ci senti? Marcello, ci senti? Mi sento malissimo. Allora, come procede? Lì sei riuscito ad avvicinare Voltarelli? Il 27 è l'unico giorno a sua disposizione, cercherà di dedicarlo a noi facendo cercando di registrare un qualcosa per noi da poterci inviare, quindi partecipare attivamente alla nostra battaglia. Sì. Cerca di raggiungere Voltarelli, ti raccomando, e buona serata. Tu vieni a manifestare? Voi venite a manifestare per l'ospedale? Sì, tranquillo, sono il primo, in prima linea. Tu, Filippo, vieni a manifestare? Sì, sì, certo. Manifesterai mercoledì? Sì. Tu? Certamente. Sì, certamente. Ma quali sono i criteri usati dal presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scoppelliti, commissario ad acta della sanità calabrese, per decidere quali ospedali saranno chiusi, quali saranno ridimensionati e quali saranno aperti? Dovremo passare da 400.000 ricoveri a 300.000 ricoveri nei nostri ospedali. Bisogna mettere un limite a tutte queste spese inutili, bisogna incominciare a pensare veramente a ridurre drasticamente quelle che sono spese che non vanno incontro a esigenze del territorio e quindi dei cittadini, e cerchiamo di adoperarci per costruire una sanità diversa, una sanità nuova. Sono state fatte delle eccezioni dalla Regione Calabria e non si capisce ancora perché per tutti, non per tutti gli ospedali, solo per alcuni. Per l'ospedale... Quindi lei mi sta dicendo che c'è stato un trattamento discriminatorio? Sì, sì. Rispetto alle scelte che sono state fatte da questo piano di rientro? Sono stati degli ospedali che sono stati riconvertiti da ospedale di montagna in ospedale generale. Senza... Come mai? Ma questo non lo so, questi sono problemi politici. Io voglio solo precisare una cosa, che il nostro non è un attacco politico a nessuno, il nostro è una considerazione fatta da sindacalisti, ma soprattutto da cittadini, da chi vive sul territorio, da chi domani e anche oggi potrebbe essere utente. Le proposte alternative al piano di rientro sono state fatte, delle proposte concrete, delle proposte fattibili. E qual è stata la risposta? Al momento nessuna risposta. Noi siamo a favore di eliminare gli sprechi, come sindacati CGL, CISL, UIL, e credo anche tutti quanti, ma anche i cittadini, siamo a favore sull'eliminazione degli sprechi, ma vanno eliminati gli sprechi. Non si possono chiudere strutture e posti letto a prescindere. E anche se dovessimo parlare di qualità, onestamente la sanità erogata nell'ospedale di Acri è una sanità di buona qualità. C'è qualcuno che opera nella sanità che vuole mantenersi il suo posto, e quello non ci va bene. Noi non vogliamo privilegiare chi si deve mantenere il suo posto, ma dobbiamo tutelare i cittadini che abbiano una ottima sanità. Il problema però è che Acri è un paese isolato. Ma non si tratta di interesse, ma di sanità. Acri non è isolato. Non siamo isolati. Abbiamo la velocità della mente. Non piangiamo sulle sventure. Noi operiamo. Lei conosce Acri. E se conosce Acri deve dire Acri uguale Parigi. Arrivederci. Bravo! Acri, Serra San Bruno, San Giovanni in Fiore e Soveria Mannelli, paesi arroccati sulle montagne calabresi, colpiti dal ridimensionamento delle strutture ospedaliere, hanno deciso di unire le proprie forze per rivendicare insieme il diritto alla salute. Così hanno lanciato un appello provocatorio ad Emergency, chiamando in causa Gino Strada e chiedendo 4 ospedali da campo nei 4 paesi montani. Ascoltiamo Sergio Gambino, figlio dell'illustre intellettuale calabrese Saro Gambino, che oggi rappresenta una vera e propria istituzione nella lotta all'andrangheta e al malaffare. Sergio, com'è la situazione a Serra San Bruno e a che punto è la vostra mobilitazione? Qua c'è stata una volontà politica di chiudere l'ospedale, e questo è un piano che è stato ben congegnato almeno 15 anni fa, perché hanno incominciato a far
creare dei servizi negli ospedali di montagna, hanno smantellato l'ospedale in modo sadico e diabolico, facendolo proprio passare per una cosa che effettivamente non servisse più. E invece adesso la gente che è rimasta senza l'ospedale capisce qual era il suo obiettivo valore. C'è stato un caso di un padre di famiglia che dopo 40 minuti di attesa in vano ha dovuto caricare la moglie sui sedili posteriori della propria auto e condurla verso Germaneto, guidare all'impazzata. Che cosa è successo? Che una volta arrivati a Soverato, una volta arrivati nei pezzi di Satriano, quindi a metà strada, la donna è morta in braccio a suo marito. Questa è la gravità dei fatti. Non si può parlare della sanità con in mano la calcolatrice dei bilanci. Ci richiamo al Consiglio Comunale, nel quale si discuterà anche in parte delle sorti dell'ospedale. Il consigliere d'opposizione Giuseppe Capalbo, del PD regionale, lamenta lo slittamento più volte reiterato del Consiglio Comunale aperto richiesto dai consiglieri dell'opposizione per affrontare il tema dell'ospedale. Ne prendiamo atto ancora una volta di una convocazione fatta con date già stabilite e sapendo che occorre ripeterlo in assenza del sindaco, oggi non ci ritroviamo in questa assistenza il sindaco oggi. Cerchiamo di riprendere il Consiglio Comunale, ma ci viene chiesto di spegnere le nostre telecamere. Il motivo è che non abbiamo chiesto l'autorizzazione al Comune. Eppure in una democrazia gli amministratori pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni possono essere filmati dai giornalisti. Sì, ma siete pronti per lo sciopero? Prontissimo! Voi sarete in prima fila! Secondo tu ci andremo a smettere! Sì. Senti un po', io non sto bene, però via gli si posso venire, non ti preoccupare. Va buona, grazie. Non è un problema serio. I signori ci saranno domani a manifestare? Sì, sicuramente ci saremo e ci dovevano essere tutti quanti. Perché lavorare e venire a manifestare. Tutto pronto perché senza ospedale non potete stare. Tu sei giovanissimo, quindi se dovessi rimanere in un paese nel quale il servizio sanitario è praticamente mutilato, ci rimarresti oppure questa cosa ti spinge anche a pensare di andare via, di cercare la tua strada altrove? Una bella domanda. Sicuramente io preferirei rimanere ad Acri, che è l'ambiente, un ambiente che mi è molto caro in quanto sono nato e sono cresciuto. Però essendoci questo impedimento, questo limite, personalmente un po' potrebbe spingermi ad allontanarmi da qui. La preoccupazione c'è ed è forte da parte di tutti, perché oggi come oggi l'ospedale è una delle pochissime cose che sono rimaste ad Acre per attrarre gente dal nostro hinterland. Io al solo pensiero praticamente di sentirmi male una sera mentre che mangio e non avere la disponibilità praticamente di essere curato per un ridimensionamento o per un
che posso dire, per la chiusura dell'ospedale di Acri già mi vengono i brividi. Il secondo aspetto è quello economico, perché un ospedale in un paese di montagna grande come Acri porta un indotto economico non indifferente. Io sono di 7 mesi, voglio vedere dove partorisco. Ma sono proprio scocciata di tutti. Mia figlia deve partorire a momenti, a minuto, hai capito? Capito? A momenti deve partorire mia figlia. Non è giusto che adesso, dopo 9 mesi di gravidanza, ce ne dobbiamo andare a Cosenza, dove poi non ci sono neanche i posti letti, ti fanno stare in un corridoio. Non dobbiamo misurarci più sul chi è il meno peggio in Calabria, dobbiamo misurarci sulla capacità di chi sa essere più bravo, perché la gente deve trovare la politica come un momento di grande riferimento, perché se no chi dice di voler combattere i poteri criminali, il crimine organizzato, lo fa soltanto a parole. Quando si parla bisogna fare nome e cognomi di queste cose. I comitati, nell'ambito di una manifestazione spontanea, occupano la strada che si affaccia sulla regione Calabria. E come mai si è seduta qui in mezzo alla strada? Per fare proteste che devono venire, che devono aprire l'ospedale di Serra. Ma che cosa succede? E l'acqua pure che abbiamo putrefatto. Noi vogliamo solo l'ospedale generale e non ce ne andremo da qui fino a quando Scopelliti non ci riceve. Dov'è l'assessore al bilancio Mancini? Dove sono i modelli Prematerra? I modelli Gentile? Una cosa è certa, sappiamo finalmente dov'è il consigliere Morelli e la locale. Un servizio qua per la stampa, anche perché le telecamere, per trovare i malviventi, dovreste rivolgerle dall'altra parte, perché qua siamo buoni cittadini. Il presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, sarà indagato nell'ambito del caso Fallara e indagato per il buco nella sanità calabrese. Non ce ne andranno. Cosa accadrà? Da allora a oggi i cittadini continuano a chiedere un semplice confronto tra le mura della regione Calabria. E nessuno parlava, invece il pazzo comune degli ospedali montani si stanno ribellando e hanno fatto un comitato. Questo non è un solo giorno, è il primo giorno di lotta. A noi ci avete sempre tra i piedi, ogni giorno. A oggi Giuseppe Scopelliti non ha ancora ricevuto una delegazione dei comitati montani.